Buongiorno ragazzi, oggi partiamo e parleremo dell'ultimo regno nazionale che si viene a rafforzare, che si viene a creare in Europa nel Medioevo, cioè la Spagna. Allora, come voi sapete, perché l'abbiamo studiato quando abbiamo parlato delle invasioni, nel 711 gli arabi, che appunto possedevano gran parte del territorio nordafricano, sbarcano in Spagna dallo stretto di Gibilterra, che voi come sapete qui, sbarcano in Spagna nella penisola iberica e con il corso degli anni conquistano praticamente, vedete, 2/3 della penisola. Conquistano tutto questo territorio immenso e lo chiamano Al-Andalus. Questa terra, Al-Andalus, da cui deriva appunto poi il nome Andalusia, che è appunto ancora oggi indica la parte meridionale della Spagna, che ha influssi arabi sia nella cucina sia nei monumenti, che sono meravigliosi con diciamo lo stile decorativo degli arabi. Quindi gli arabi conquistano questo territorio e fondano uno stato chiamato Califfato, manca una F nelle mie slide, Califfato di Cordova. Califfato era quindi uno stato governato appunto, che aveva come capo il califfo, di Cordova, perché Cordova, questa città qui dell'Andalusia, era una città tra le più importanti. Cosa succede agli altri, diciamo, allo stato che c'era prima? Perché in Spagna, come voi sapete, c'erano diversi piccoli stati, sostanzialmente nel 711, vedete, gli stati cristiani e le persone che non volevano essere sottomesse dagli arabi vanno sempre a nord e rimangono sostanzialmente qui per diverso tempo, per diversi secoli. Gli arabi, sempre più forti, nel 732 però vengono sconfitti da Carlo Martello, come vi ricorderete, a Poitiers. Quindi gli arabi a un certo punto riescono anche a conquistare questa zona, stanno per varcare i Pirenei e andare appunto a conquistare anche la Francia, ma un re francese sconfigge appunto questo Carlo Martello, vi ricordate, no? Martello, un soprannome da piccolo Marte, Marte inteso come il dio della guerra, sconfigge questi arabi che quindi sono costretti, diciamo, a indietreggiare e a ottenere i territori che già avevano. Quindi la situazione era sostanzialmente ancora questa. Gli spagnoli, vedete, si erano ritirati nel nord. Da qui, nel IX secolo, quindi a fine 800, avevano iniziato quella che loro chiamavano la Reconquista. Che cos'è la Reconquista? Voi potete dire anche la Reconquista. La Reconquista era appunto questa guerra in cui loro avevano come obiettivo, questi spagnoli del nord, il riappropriarsi di questi territori che secoli prima sostanzialmente gli arabi avevano ottenuto, avevano conquistato. Questa reconquista, questa guerra, aveva bisogno di un motore, come al solito tutte le guerre, aveva bisogno di una propaganda. Cosa viene detto ai cittadini, alle persone per far sì che combattano, che quindi rischiano la vita e tantissimi poi rimarranno anche uccisi? Questa guerra viene dipinta appunto dagli spagnoli, dai sovrani di questi piccoli stati, come una guerra santa, sostenuta dal Papa, sostenuta dalla Chiesa, contro i musulmani. Quindi quello che si dice è: non vogliamo riappropriarci dei territori, vogliamo sconfiggere gli infedeli, i musulmani, gli arabi, che vengono chiamati anche mori, ovviamente per il colore della pelle più scuro rispetto a quello degli europei, o saraceni vengono chiamati sempre. Quindi a questa guerra si dice, una connotazione religiosa, diventa una guerra santa, siamo negli anni in cui comunque a breve ci saranno le crociate, quindi il sentimento, diciamo, di odio verso le religioni diverse dal cristianesimo si sta già alimentando. E quindi gli stati, vedete, con il passare del tempo, adesso vedremo le fasi, iniziano a cacciare gli arabi e a riconquistare a poco il vecchio territorio. Nel 1212
I cristiani sconfiggono gli arabi alla Snava Stolosa, la Snava Stetolosa, e conquistarono Cordova. Quindi, col passare del tempo, riescono sempre a conquistare più territorio fino a che riescono a conquistare anche la città più importante di Cordova. Gli arabi, quindi, nel 1212 hanno solamente questo strisciolino di terra, vedete qua in fondo, chiamato Regno di Granada. Granada è un'altra città, vedete qua al sud, meravigliosa. E per tanto tempo gli arabi saranno confinati solo in questa piccola strisciolina di terra. Passano i secoli, 1479, la regina di Castiglia, perché vedete la Spagna non era un regno ancora unito, no? C'erano ben, vedete, tanti regni. Questo era in mano agli arabi, abbiamo detto, il regno di Granada, è scritto in spagnolo, comunque questo era in mano agli arabi. Il regno di Castiglia era ad una regina spagnola, il regno di Aragona era un altro sovrano spagnolo, il regno di Navarra era stato ceduto ai francesi perché i francesi avevano aiutato sostanzialmente nella sconfitta degli arabi, allora gli viene ceduto questo regno e il regno di Portogallo rimane autonomo. Nel 479 la regina di Castiglia, questa zona qua immensa, sposa il re Ferdinando d'Aragona. Chiaramente questo non è un matrimonio d'amore, lo dicevo sempre, ma era un matrimonio politico, chiaramente per ingrandire il loro potere e il loro territorio. Quindi si sposano questi due sovrani, eccoli qua in basso, unirono i loro territori e così nacque il Regno di Spagna. Il Regno di Spagna che inizialmente quindi comprendeva la Castiglia e l'Aragona e basta, questi tre fuori. Cosa succede? Nel 1492, data sì della scoperta dell'America, come vedremo l'anno prossimo, ma data anche importantissima della conquista di Granada. Cosa vuol dire? I sovrani Isabella di Castiglia, Ferdinando d'Aragona, che si erano uniti in matrimonio, creano il Regno di Spagna, riescono anche a conquistare quest'ultimo baluardo, si dice, quest'ultima zona che era ancora in mano agli arabi. Non solo, nel 1512 anche il regno di Navarra entra nel possesso della corona spagnola, quindi sostanzialmente la Spagna si unisce in un regno che esclude solo il Portogallo, che rimarrà autonomo, quindi tutto questo territorio si unisce nello Stato spagnolo che è quello di oggi. Oggi ancora la Spagna ha questo territorio. Quindi la Spagna diventa un regno forte, dedito ai commerci, vedremo, ha un'impronta commerciale molto forte, sarà lo Stato più importante di tutto il Cinquecento e di tutto il Seicento. È uno Stato forte, dedito ai commerci, vedremo che è grazie a questo Stato che si faranno le più importanti conquiste geografiche. Sarà proprio Isabella di Castiglia, ve lo anticipo, che finanzierà l'impresa di Cristoforo Colombo che poi scoprirà l'America. La Spagna diventa un regno forte, dedito ai commerci, ma fortemente cattolico, l'abbiamo già visto, perché grazie alla propaganda che ha utilizzato, una propaganda cattolica, una propaganda religiosa che è riuscita a mobilitare le persone per fare la guerra agli arabi e a riconquistare questo territorio. Le minoranze religiose, quindi all'interno di questo regno, vengono perseguitate come forse mai in Europa prima. Dal 1492 vengono espulsi gli ebrei, a meno che questi non si convertano. Questa espulsione degli ebrei comporta che cosa? Che molti artigiani preparati, quali erano gli ebrei, vengano cacciati dal regno e avranno delle ricadute nel mondo economico molto forti. Anche il fatto che perseguitino gli arabi, che avevano creato una società ricchissima, piena di commerci, di scambi. Noi l'avevamo già visto che gli arabi erano un popolo molto tollerante, quindi anche quando loro hanno conquistato il territorio spagnolo lasciavano libertà all'interno per le minoranze religiose, perché erano furbi gli arabi. A loro conveniva sempre per una questione economica e commerciale, cosa che non fanno
i due sovrani, appunto Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona, ma anche i loro successori. Vediamo cosa succede invece al Regno del Portogallo, vedete che è posizionato proprio dove oggi c'è il Portogallo. Il Regno del Portogallo rimane autonomo, ha una forte vocazione commerciale, cosa vuol dire? Vuol dire che i commerci sono molto importanti, vedete si affaccia sull'Atlantico e sarà anche questo uno degli stati più importanti per le scoperte geografiche che si avranno da lì a poco, soprattutto con un sovrano, il re Enrico, detto appunto il navigatore, perché sarà un grande finanziatore di scoperte geografiche. Vedete che questo sovrano viene ricordato in questa piazza splendida che c'è a Lisbona, questo monumento alle scoperte geografiche. Questo in cima è proprio Enrico il navigatore, qua dovrebbe essere appunto la punta, no? Di una barca, di un'imbarcazione che parte, la vela, e qua dietro ci sono rappresentati, scolpiti anche dall'altra parte, tutte diciamo delle figure importanti che portoghesi che hanno dato un impulso alle scoperte geografiche che avverranno di lì a poco. Bartolomeo Diaz, Vasco de Gama, li studieremo l'anno prossimo. Questo monumento è meraviglioso, anche perché se voi andate a Lisbona, su questo pavimento c'è un mosaico splendido della cartina del mondo con le scoperte dei portoghesi, con dei mosaici che rappresentano le imbarcazioni portoghese. Una meraviglia, è appunto una statua che si può vedere ancora oggi nella capitale portoghese, appunto Lisbona. Cosa fa Enrico il Navigatore oltre a incentivare queste scoperte? Crea nel porto di Lisbona, che è proprio questo che vedete appunto nella foto, uno dei porti più importanti, rafforza le flotte, quindi le navi, la flotta mercantile, grazie anche all'aiuto di tanti studiosi che migliorano le imbarcazioni, e fonda anche una scuola di navigazione, quindi per imparare a navigare, e cartografia. Cartografia era la scienza importantissima all'epoca perché non c'erano i satelliti, non c'era Google Maps, per creare le cartine geografiche che erano importantissime per appunto viaggiare.